Mister, ci lo trovi sempre nei post.it. Volevo dirle, ha provato a inserire Quadrado, Dybala, quindi aveva la volontà di andare a cercare di far male al Napoli, però la squadra ha sembrato non recepire questo messaggio. Perché, come mai, cosa è successo? Beh, è successo perché le partite di calcio non è una scienza esatta, come qualcuno può far passare. Quindi voglio dire, non è che ho messo Quadrado e Dybala perché in quel momento lì la sensazione era che Napoli avesse speso molto e quindi c'era la possibilità di poter vincere la partita con due giocatori più freschi e di qualità tecnica. Così non è stato, però abbiamo portato a casa un punto importante. Niente, no, ha sorriso e poi venuto a abbracciarmi, ma il rapporto fra me e lui è sempre stato buonissimo e quindi è chiaro che per i 90 minuti della partita è un avversario forte, un avversario pericoloso. Io non sono uno a cui piace tantissimo andare a salutare gli avversari prima della partita. Io prima della partita ho bisogno di pensare alla mia squadra, di pensare alla partita e di vedere tutti come avversari. Poi finita la partita è chiaro che lui per me è stato un giocatore importante, un giocatore che mi ha dato tantissimo e quindi lo saluto non volentieri di più. Ai tuoi vecchi tifosi, ai tifosi del Napoli che hanno vissuto molto male questo tuo trasferimento. Sì, questo senza dubbio. Yo ese tiempo he rimasto en silencio, pero senza dubbio que he estado tres años. Se dovesse, si va a parlare di cose future, per noi la priorità è la partita contro l'Empoli di domani. Non ho parlato con la società di niente in riferimento a Mosci e il mio direttore bene come Ricky Massara. Ho visto che quel gol che è arrivato, adesso non sto a dire Paletta o Donnarumma, c'è il concorso di colpa, forse è importante dopo un errore di questo tipo sapere come se ne viene fuori. Il ragazzino come si è dimostrato? Francamente io accetto, ci può stare, il ragazzo ha dimostrato di giocare con serenità, sono convinto che questo errore gli serva molto perché è molto equilibrato. Ma non trovo niente di strano in quello che dice, fa parte del lavoro, fa parte della mentalità che c'è, però insomma, a volte si fanno delle scelte che poi portano dei risultati e quindi le scelte possono essere azzeccate e comunque le scelte comunque sono sempre lavorare bene, lavorare con convinzione, lavorare con serenità, lavorare in un ambiente che...